Si è parlato soprattutto di PNRR, di come far ripartire l'economia post-Covid grazie alla pioggia di fondi che arriveranno nei prossimi mesi. L'occasione è stato il convegno sul ruolo dell'informazione dal terremoto dell'Irpinia del 1980 fino agli ultimi 2 anni con l'emergenza sanitaria tenutosi a Sant'Angelo dei Lombardi. Tra gli ospiti il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che non ha mancato di muovere qualche critica al governo proprio sulla gestione dei fondi del piano nazionale. Si discute ormai da diversi mesi di questa occasione. In verità si discute forse troppo, sembra ancora lento il cammino. Dobbiamo dire che come governo nazionale ancora non c'è il passo giusto. Io credo che sia stata anche sbagliata una scelta centralistica ministerialistica di questo grande programma. Veniamo da anni nei quali abbiamo un problema di velocizzazione delle procedure, della spesa, troppo poco è stato fatto sul versante normativo per semplificare, siamo ai soliti bandi nazionali per poi assegnare i fondi e per poi partire con le procedure. Insomma, io credo che non ci siamo, insomma, fondamentalmente io sono piuttosto perplesso. Così come non ci siamo nei rapporti col Mezzogiorno, cioè paradossalmente la Commissione europea ha aperto una procedura per monitorare il rispetto dei principi della coesione territoriale perché non sembra che il programma dell'Italia abbia al suo interno questo obiettivo, che significa Mezzogiorno, ma mi pare normale che questo problema lo debba sollevare la Commissione europea. I territori devono essere protagonisti attraverso le istituzioni che li rappresentano. È stata fatta una scelta fin qui tutta romana, secondo me sbagliata. Molto spesso si chiede alla regione di prendere iniziative, ma è la regione a sua volta che è stata esclusa, così come tutte le altre regioni italiane, dalle scelte strategiche e di priorità. Vediamo, un rimedio occorre porlo, perché questa è un'occasione non ripetibile, parliamo di 209 miliardi, non parliamo di una cosa di ordinaria amministrazione. Però al momento io non posso che esprimere grande preoccupazione, d'altronde qui avremmo tante cose, dal potenziamento delle infrastrutture alla riqualificazione di questi straordinari borghi antichi, alla valorizzazione degli itinerari religiosi, enogastronomici, culturali, paesaggistici straordinari. Si potrebbero fare cose grandissime e purtroppo però con la logica troppo neocentralista questo non avviene.